coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, il nucleo investigativo dei Carabinieri Forestali Cuneo ha eseguito 11 misure cautelari e diverse perquisizioni, con il supporto di circa 90 unità forestali dell'Arma di Piemonte e Liguria. L'accusa è un traffico illecito di rifiuti incentrato su un impianto di compostaggio a Magliano Alfieri in provincia di Cuneo. Lì si doveva produrre ammendante, ovvero compost per agricoltura, attraverso cicli di trattamento di fanghi derivanti da acque reflue urbane e industriali e provenienti da diverse regioni italiane. Secondo gli inquirenti, tuttavia, tali trattamenti non venivano eseguiti e i fanghi erano sparsi sui campi pressoché tal quali. Alcuni campi analizzati hanno evidenziato quantità di mercuri, idrocarburi incompatibili con l'uso agricolo, tracce di salmonella, macroscopiche impurità e plastica assolutamente fuori specifica. Il giro d'affari illecito, stimato per difetto, era di 1,5 milioni di euro l'anno. È stato disposto il sequestro penale dell'intera area aziendale e di 40 ettari di terreno agricoli e non. Le indagini sono tuttora in atto.